Allora, sono usciti oggi i calendari di Serie A, il solito cammino del campionato. Oggi diciamo si inizia il primo giorno di scuola. Un commento su questo sorteggio? Beh, i commenti sono difficili da fare, nel senso che tutti giocano con tutte e due volte, non più nello stesso ordine ormai da qualche anno, perché c'è il famoso calendario asimmetrico. Ma insomma, stare a guardare le tendenze, a fare calcoli, elaborazioni, mentre nelle coppe europee sicuramente il sorteggio ha un valore e io sono abbastanza convinto, credo che gli stessi protagonisti delle nostre squadre lo potranno riconoscere, che in Champions quest'anno abbiamo avuto un pizzico di fortuna che ci ha consentito di arrivare con tre squadre italiane dalla stessa parte del tabellone, quindi averne poi una in finale. Insomma, io credo che abbiamo avuto in una prestazione molto positiva del calcio italiano in tutte le coppe e anche in Champions League, perché la prestazione sarà molto positiva, però sicuramente il fatto di aver evitato alcune squadre come il Manchester City magari un po' prima, o lo stesso Paris Saint-Germain o il Bayern o il Real Madrid, ci ha dato un piccolo vantaggio. Quindi nelle coppe questo ha un valore, sul campionato è difficile, anche perché è molto difficile riuscire a capire quali saranno gli equilibri. Un anno fa, a questo punto dell'anno, nessuno avrebbe immaginato che il Napoli sarebbe stato non solo campione ma stracampione, con un dominio su tutte le altre. Quindi però è divertente, il giorno che andare è divertente, si cominciano a mettere le date a posto, si comincia a pensare quel giorno forse dovrò andare lì, eccetera. Insomma, il Napoli sarà sempre la squadra da battere oppure potrebbe essere l'anno di altre squadre? Ma io credo che come valore tecnico l'Inter negli ultimi due anni in campionato potesse fare di più, poi si è divertita molto con le coppe, ne ha conquistate di molto importanti, secondo me il bilancio di Inzaghi è un bilancio comunque positivo, però in campionato secondo me in tutti e due gli anni poteva fare qualcosa di più, due anni fa poteva vincerlo, soprattutto quando aveva una bella situazione di vantaggio sul Milan e ha veramente dilapidato un vantaggio molto importante. Un anno fa probabilmente poteva stare un po' più vicino al Napoli. Questo per dirti che secondo me l'Inter è favorita, ovviamente il Napoli è la favorita numero uno perché è la squadra campione d'Italia, ha un bilancio assolutamente sereno, potrà fare altri investimenti, se anche partono dei giocatori come Kim secondo me ci sono le risorse per farne arrivare altri altrettanto importanti. Quindi oggi ti dico Napoli e Inter, ma fare un ragionamento al 5 luglio capisci che è proprio cioè, ci vorrebbe la palla di vetro. Da qui fino a fine agosto vedremo che cosa vorrà il mercato. Un'ultima domanda, un commento su tutti questi calciatori che lasciano l'Europa per andare in Arabia a prendere tanti soldi. Beh, di loro, no, scherzo. Allora, beh, insomma, il mercato è chiaro che sta cambiando. In Arabia Saudita in questo momento c'è una quantità di investimenti mostruosi che superano, diciamo, i meccanismi e il modus operandi dei grandi gruppi economici. Sono proprio uno Stato che si sta muovendo, è uno Stato estremamente ricco, estremamente munifico, che si sta muovendo e sta comprando giocatori, non soltanto giocatori, tra virgolette, da figurina, da cartolina, ma anche giocatori nel pieno della propria attività che vengono strappati. Quindi lì ci sarà sicuramente una crescita. Detto questo, io non penso che il calcio europeo scomparirà o diventerà meno importante. Penso che per quanto riguarda le italiane, questo riguarda anche un po' il rapporto con la Premier League, dove sicuramente hanno più soldi di noi, la strategia può essere soltanto una, cioè quella di riuscire a monetizzare in uscita delle operazioni importanti, recuperare risorse e avere una capacità di attrazione o di giocatori scoperta, come quelli che il Napoli ha messo per esempio in campo negli anni scorsi, l'anno scorso, che poi si sono rivelati straordinari, o anche nell'andare a ripescare magari dei giocatori che in Inghilterra non trovano più tanto spazio e che però possono dare molto. Gli esempi sono tanti, perché insomma quando Dzeko è arrivato alla Roma, al Wolfsburg, è stato un giocatore importantissimo, quello ha fatto Giroud in questi anni, sembrava che fosse un giocatore perso per una certa dimensione di calcio inglese, in Italia col Milan ha fatto delle cose straordinarie. Quindi io penso che ci voglia fantasia, competenza, quindi l'estate è un po' più stretta rispetto agli anni delle vacche grasse, però ce la giocheremo.